La BPCO è un problema nel mondo e in Italia in termini di costi, sia per il Servizio Sanitario Nazionale che per i pazienti, perché è correlata con un tasso elevato di mortalità e a oggi anche a livello di paziente c'è mancanza di conoscenza della patologia. BPCO e delle opportunità di trattamento offerte dalle terapie triplici, si è parlato al recente congresso ERS e abbiamo voluto approfondire questi temi con il dottor Claudio Micheletto, che ringraziamo. Buongiorno, dottor Micheletto, e grazie per Buongiorno a essere tutti. con noi. Benissimo. Allora, dottor Micheletto, qual è l'impatto della BPCO oggi in Italia e quali sono ad oggi ancora i bisogni insoddisfatti per questa patologia? Parliamo da tanti anni di BPCO, sono stati anche pubblicati numerosi documenti di linee guida di indirizzo, sia nazionali che internazionali, per cui credo che comunque sia migliorata la consapevolezza generale nei confronti della malattia e anche la sensibilità nei confronti della malattia, ma a tutt'oggi, nel 2022, abbiamo ancora delle sfide, degli aspetti sicuramente da migliorare. Uno riguarda la sottodiagnosi. Ci sono ancora molti pazienti che presentano i sintomi, magari sintomi iniziali, che non hanno ancora una diagnosi. La diagnosi è una diagnosi di spirometria e purtroppo non c'è ancora un utilizzo ottimale di questa metodica che è sicura, semplice da eseguire, economica, ha pochi falsi positivi, pochi falsi negativi, quindi sicuramente uno strumento molto idoneo. Ci mancano oltretutto i pazienti a fase lieve, perché quando un paziente è grave, bene o male lo conosciamo tutti, va dal medico di medicina generale, va al pronto soccorso, viene ospedalizzato. Poter intervenire prima consentirebbe anche di ottenere dei migliori risultati. L'altro vecchio nemico riguarda il sottotrattamento. È un problema un po' delle malattie cronico-ostruttive, purtroppo l'aderenza non è ottimale. Sappiamo che è un problema che riguarda tutte le malattie croniche, l'ipertensione, chi prende statine e così via, ma sicuramente forse per l'uso degli inalatori e appunto per una non completa consapevolezza della malattia, nella BPCO ha caratteristiche sicuramente molto peculiari, e cioè di bassa aderenza alla terapia prescritta. Queste sono le due grandi sfide per l'immediato futuro. Ecco, dottore, ci sono delle opportunità terapeutiche per trattare i pazienti più precocemente, già da quando manifestano le prime riacutizzazioni di malattia? Allora, il documento Gold internazionale di riferimento è stato anche molto criticato, però lascia sicuramente aperta questa possibilità, scindendo un po' la parte diagnostica, che serve appunto per dire che un paziente ha quella determinata malattia con un determinato livello di ostruzione. La scelta della terapia viene invece fatta sulla base di due parametri di scarso controllo della malattia, che sono i sintomi e le riacutizzazioni. Quindi l'invito è a non dare per scontato che questi pazienti vengano spesso, frequentemente, dal medico di medicina generale o dal pneumologo per riacutizzazioni che necessitano dell'uso dello steroide e dell'antibiotico. Si insiste molto sulla prevenzione delle riacutizzazioni perché si è visto che da un lato incidono sul declino di funzione respiratoria, la spirometria fa uno scalino verso il basso, sostanzialmente ad ogni riacutizzazione, e il secondo motivo è quello che impattano sulla mortalità. Quindi ridurre le riacutizzazioni è assolutamente l'obiettivo primario della terapia che può essere instaurata anche nelle fasi precoci se presenta il paziente queste caratteristiche. Da un lato i sintomi e dall'altro le riacutizzazioni. Ecco, dottore, veniamo a parlare di terapia triplice. Per quali pazienti è maggiormente indicata la combinazione formoterolo-glicopirronio-budesonide, anche alla luce dei dati che sono stati recentemente pubblicati all'ERS? Ed esiste uno spazio per poter cambiare la gestione dei pazienti con BPCO? Allora, diciamo innanzitutto che le terapie che abbiamo a disposizione per la BPCO sono molteplici, abbiamo molte molecole, molti inalatori, molte possibili combinazioni, ad esempio il LABA-LAMA, due broncodilatatori, il LABA-ICS, broncodilatatore a steroide e appunto anche la triplice terapia.
documenti di riferimento danno un indirizzo su come usare queste strategie terapeutiche. Diciamo innanzitutto che la terapia per la BPCO, quando correttamente eseguita, correttamente prescritta, ha dato prova di assoluta certezza scientifica di impattare su alcuni aspetti che sono i sintomi, le riacutizzazioni, la funzione respiratoria, la qualità di vita del paziente. L'anello mancante era un po' la mortalità. In riferimento invece a tante terapie, ad esempio cardiologiche, in cui si è stato questo impatto, nel mondo BPCO mancava questo dato. Ci sono importanti segnali dagli ultimi trial che sono stati pubblicati, compreso lo studio ETHOS, in riferimento appunto a questa triplice terapia, che al di là dei risultati su riacutizzazioni e funzioni, dà un primo segnale anche sulla mortalità. Non era l'obiettivo primario dello studio, quindi andrà eventualmente confermato, ma credo che darebbe molta sostanza al mondo BPCO. Proporre a un paziente una terapia per i sintomi e proporre ai pazienti una terapia per la mortalità è ovviamente molto, molto differente. Dobbiamo un po' uscire dall'idea che la triplice debba essere limitata al paziente molto grave, perché fino adesso viene vista un po' per chi ha una spirometria pessima e sta molto male. In realtà, ripeto, il documento Gold ci dice di fare questa terapia per chi riacutizza, quindi per chi presenta queste riacutizzazioni, utilizzando anche come elemento del puzzle complessivo, non unico, anche la conta eosinofilica, perché chi ha più di 200-300 eosinofili può essere sicuramente responsivo. Ma ripeto, non è la terapia per il paziente grave, ma il paziente che ha sintomi anche iniziali, ma che soprattutto ha riacutizzazioni. E per frequente riacutizzatore intendiamo il paziente che presenta anche due riacutizzazioni. Non dobbiamo aspettare il paziente che tutti i mesi viene da noi. Quindi la grande sfida, terza sfida per il futuro, è quella di impattare sulla storia naturale della malattia con una triplice terapia nelle fasi precoci della patologia, torno a dire, purché presenti queste caratteristiche, che sono delle caratteristiche sostanzialmente cliniche, cioè di sintomi e riacutizzazioni, dopo una corretta diagnosi con la spirometria e comunque un primo, diciamo, approccio farmacologico con una terapia di associazione, quando non c'è un buon controllo di questi parametri.